giorno. Giovanni 3,16 è forse il versetto più conosciuto di tutta la Bibbia, mentre si conosce meno il versetto successivo. Leggiamolo insieme. Vangelo secondo Giovanni, capitolo 3, versetti 16 e 17. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Queste sono parole che l'apostolo Giovanni mette in bocca a Gesù nel contesto del dialogo con Rabbi Nicodemo. I versetti che abbiamo letto sono il cuore della rivelazione che Gesù presenta nel suo discorso. Sono frasi semplici, ma potenti. Pochi elementi, ma profondamente significativi. Chi prende iniziativa? Dio. Con due verbi. Dio ama, Dio dona suo figlio. E chi è destinatario di tale amore, di tale dono? Il mondo intero, tutti, anche io e te, a priori, senza eccezioni, incondizionatamente. L'amore di Dio spinge al dono. E a che scopo tale dono, tale invio del Figlio? Per non farci perire, per sottrarci alla morte definitiva, mediante il suo innalzamento sulla croce. Per darci la vita eterna, cioè una vita piena, definitiva, ricca in qualità, mediante la sua glorificazione. Per salvarci. Gesù è venuto nel mondo non come giudice, ma come salvatore. Questa è stata la sua missione. Non è il giudizio lo scopo con cui il Figlio di Dio si è fatto uomo, ma la salvezza, la riabilitazione, la guarigione dell'umanità. E il Padre e il Figlio hanno predisposto ogni cosa affinché possiamo avere accesso alla vita, accesso al Regno di Dio. E per appropriarci di tutto questo, che cosa si è richiesta? Una cosa sola. Credere. Credere in Gesù, cioè dare fiducia, affidabilità al Figlio e al suo ministero. Credere che quel suo innalzamento quel giorno è ciò che permette oggi a noi di essere innalzati in Lui, passando dalla morte alla vita. Quell'innalzamento glorioso è ciò che ci permette di vivere nell'attesa che si realizzi la salvezza definitiva per chiunque crede, cioè per tutti coloro che accolgono il dono della grazia di Dio in Cristo Gesù. Riappropriamoci di questo dono, è a portata di mano. Tendi la tua mano. Signore, grazie del dono della vita. Grazie per averci donato un futuro diverso che vede il trionfo definitivo della vita sulla morte. Rinsalda la fede in questa sorella, in questo fratello. Oggi e per la vita. Amen.